Ciao a tutti, io sono Bitskit e oggi andiamo a vedere un mazzo Gruul in Best of One di Explorer basato sulla combinazione tra Scapeshift, Kot, Vorinclex e Nissa. Prima di andare a vedere il deck insieme però vi chiedo un aiuto per far crescere il canale. Se i contenuti che sto portando vi stanno piacendo lasciate un like, commentate e iscrivetevi. In più potete iscrivervi se volete al gruppo Telegram, entrate lì, si parla di Magic, cazzate, insomma come volete voi. Ecco la lista di oggi, come detto in precedenza, si basa su Kot Fire of Resistance. Quello che io cercherò di fare in questo video, ragazzi, è fare il meno 7 il prima possibile per poi utilizzare Escape Shift, andare a prendere tutte le montagne che abbiamo nel deck, metterle in campo e sostanzialmente one-shotare l'avversario a botte di 4 danni. Per attuare questa strategia, ragazzi, ho deciso di puntare sul ramping con Elvish Mystic e Arboreal Grazer, saltare il secondo turno, i drop a 2, e giocare subito Bonecrusher Giant, Fable of the Mirror Breaker o Sentinel of the Nameless City. Queste carte che vi ho fatto vedere sono molto importanti per questo tipo di deck perché tengono benissimo il campo e sostanzialmente fanno più di una cosa quando scendono. Dalla Sentinel al Bonecrusher lasciano sempre qualcosa. Dopodiché Scapeshift, come detto, è parte della combo che vogliamo fare con Kot, stessa cosa per Nissa. Nissa quando scende riesce a tenere tranquillamente il campo da solo perché le pedine che crea sono letteralmente devastanti, sostanzialmente ci raddoppierà il mana che noi avremo a disposizione e il suo meno 8 se noi abbiamo l'ultimate di Kot, oltre ad essere appunto una chiusura alternativa, ci permetterà di farlo procare come fosse Scapeshift. Quindi Nissa, se si potesse ne giocherei 5-6. Ultima carta del deck, Vorinclex, lo gioco in 3x, un po' il fatto che comunque un 6-6 che costa 6 travolge Haste è veramente una spina nel fianco in mazzi che non sono preparati con gli istantanei per rimuovere le creature, dà molto fastidio ai control ad esempio. In più la sua passiva, per chi non la conoscesse ragazzi, sostanzialmente dimezza i counter che vengono messi sui permanenti dell'avversario e a noi li raddoppia. Questo vuol dire che qualora noi avessimo Vorinclex in campo e giocassimo Kot subito dopo potremmo tirare subito la sua ultimate e praticamente fa partita. Stessa cosa vale per Vorinclex e Nissa. Diamo un piccolo sguardo alle terre, ragazzi, non sono buttate a caso, è fondamentale per noi riuscire a giocare delle montagne che siano anche foreste, così da essere sinergiche sia con Nissa che con Kot. Ricordatevi che il più 2 di Kot prende solo delle montagne base, ma il meno 7 agisce come la vecchia Valakut. Conta la tipologia montagna, non deve essere base, quindi ho deciso di utilizzare ovviamente le Shockland, i Triomi e anche le Cinder Glade. Non è il massimo che entrano tappate all'inizio ovviamente perché comunque noi vogliamo rampare da turno 1, però alla fine andando lunghi sulla partita ci rendiamo conto che sono indispensabili. Stesso motivo per la quale gioco appunto 9 foreste che noi vogliamo fare Arboreal Grazer e Elvish fin da subito al primo turno. Le montagne che gioco le giochiamo esclusivamente per, come detto, il più 2 di Kot, se no non avremmo molta roba da tutorare. Bene, questo è il deck, andiamo a vedere come si è comportato e ci sentiamo dopo per i saluti. Io tengo. Abbiamo Bonecrusher, ragazzi, per gestire il secondo turno suo, visto che partiamo per primi. Sentinella è un ottimo drop a 3 come Bonecrusher. Siamo lenti, ma comunque abbiamo roba buona. Ok, Fable va comunque bene. Ok, vediamo se magari fa altre 2 che pesca. No. Vabbè, questo può... E lo fa. Quindi lui si milla. Scimmiettino. Scimmiettina bella addolorata. Arrivi un pelo tardi. A questo punto farei Fable. Due Escape Ship mi sembrano un po' troppi. E l'Arboreal Grazer non ci serve particolarmente. Quindi li scarterei. Con questi colori, se cerca di toglierci Fable, probabilmente deve usare non mi ricordo, Boseishu, quindi ci farebbe rampare comunque. Oh, un altro Stitcher comunque lo trova. Ok, sta vedendo male. Sì, ho capito, ma dovresti anche mettere delle cose che ti fanno uscire dal cimitero, amico. Allora, no, allora a sto punto loro Escape Shift li tengo.
Benissimo, mi pare di aver un... Ok. Allora, lui la favola ce la para. Per me, sinceramente, non voglio che muoia, tantomeno voglio triggerargli le cose. Ci mancano i PV. Lui fortunatamente non ha fatto assolutamente niente fino ad adesso. Ok. Ci è andata veramente bene, suppongo. Perché... Allora, esploriamo, ragazzi. Ok, esplorando il corpo umano, quante cose che impariamo. Giochiamo con Crash. Allora, potrei attaccare, ma mi muore la sentinella. Amen. Perché fa il doppio blocco. E è indubbiamente meglio pomparla, però. Perché para con questo e non con l'altro? Boh, non lo so. Pensa. Cerchiamo di rendere più grosso il Bone Crusher. Via Bone Crusher. Adesso ci vuole un po' la ciccia. Ci vuole Nissa, Vorinclex, robe così. Abbiamo una buona base offensiva. Per carità, lui deve cercare di gestire Reflection e Bone Crusher. Egon era un 6-6. Ah, ok. Questo non va bene, ragazzi. Non va per niente bene. Adesso noi abbiamo un Bone Crusher bloccato. Oh, va bene, ok. Pescato male, questo non è un problema. Quindi adesso lui inizierà a ciucciarsi il cimitero per tenere in campo Egon. Ok. Però oggettivamente non sei menas detto. Narco Moeba l'ha pescata. Non può attaccare perché noi champ bloccheremmo. Facciamo una copia di Bonnie Crashino. Siamo una terra, è esattamente quello che io volevo vedere. Tiriamo, Bone Crusher, ovviamente pagherà col 4-4. Oppure para e pesca, ma io non lo posso evitare. Questa pedina non ci serve assolutamente a nulla. A meno che questo potrebbe essere un errore oggettivamente, perché gli diamo la parata e potremmo attivarle un eventuale push. Se non dovevo comunque attaccare. Va bene. Ok. Ho bisogno di qualcosa che mi sblocchi la situazione. Sì. Bella la combo con loro due. Altra narco pescata, quindi adesso lui può attaccare comunque tranquillamente con il suo 1-1 fetido. Va bene. Noi comunque facciamo la copia di Bonnie perché può sempre essere comodo. Peschiamo un altro Bone Crusher. Tiriamo, vediamo se para con Egon, fa questo errore magari. Beh, questo Bone Crusher ci aiuta, eh. Ok. Ma questo Bone Crusher è veramente buono, ragazzi. Abbiamo visto che lui push probabilmente non li ha. Certo, questo si ingrossa, è veramente fastidioso, per carità. Ritoncello. Sì, che lui creeping non ce l'ha. Sì. Chiamo questa detach. Due palle. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa. Oh, per esempio.
per esempio. Forget the home we lost. Ok, stiamo. Sì. Quello diventa un 3-3. Travolge, tra l'altro è fastidioso. Vediamo come attacca. Quello non è un problema. Ok. Questo muore. E Cotto un turno lo fa. In più, forse. Silver Smooth Gold, ok. Allora, Arboreal è molto buono perché ha... ha becco giallo, ha... Reach. Abbiamo pescato tutte le montagne, ma adesso Kot è in posizione di ultimate. Noi facciamo le polizzate e stiamo. Kot deve sopravvivere, ragazzi. Deve sopravvivere Kot. Se sopravvive Kot... Stitcher. Ok. Narco Moeba viene fuori. Si ingrossa il Willow Geist. Va bene. Lui, se avesse avuto una... Creeping Shield, ok. Sto dicendo, se avesse avuto Creeping Shield, porco cane, ragazzi, non ne ha girata una. È assurda sta cosa, ma non ne gioca 4. Boh. Che sfiga. Sì. Quindi passa? My turn. Ok, vabbè. Si fa una copia, ovviamente. Ok. Allora. Io non ho idea di quante ne abbia. Ma non è importante. Io se non gioco questa carta... Entra tutto tappato. Però... gli disintegriamo la faccia. Bam. Buona prima partita. Lui mi sa che è un po' sfigato, però... Escape ship. Perché no? E qua ci siamo. Ok. Enchantment. Siamo contro gli enchantment. Oh no. Via però. Ok. Ok. Ah! Meglio giocare l'altra. Aia. So, a life. Vabbè, ho capito, porco.
No buono. È too late, amico friend. Strike. Boom. Quello si gira. Perché non... No. No. Oh, però, eh? Buongiorno. Ciao, Arboreal. Ah, è vero, non vanno avanti le classi. Che scemo, c'ho giù Vorinclex. Dicevo, ma che cazzo è che non si è girata la roba? Non vanno avanti. Ok. No, non posso fare niente. Vai. Dove ho... Basta! Sì, ma pescala una terra, maledetto! Cioè, io ringrazio il cielo che c'è Vorinclex. Perché sennò era un disastro. Devo comunque parare, cioè, per carità. Se attacchi così, questo te lo tiro al fiume. Ah, Frostrike, porco tutto. Frostrike. Fa. Fuck. Strike. Beh. Perché non fare meno 8 e avere un bloccante infinito? Oddio, finirà tutto molto male. The land will help us find a way. Io le prendo tutte, raga. E Cotto si incula. Sì. Ok. Beh, insomma... Non faccio niente. Enter tapped. No. Oh, uccidiamo questo. Non mi convince comunque la situazione a me. Non posso attaccare. Quella for strike. Anche lui ha for strike. Non so perché non ha attaccato con lui, infatti. Se n'è accorto. Maledetto Tegame se n'è accorto. Mm-mm. No, perché? Perché? Vabbè, dai, però. Allora, qui abbiamo un amante di Dark Souls a cui piacciono le cose molto mainstream. Ci spaccherà la faccia. Kip. Non abbiamo una vera e propria giocata al turno dopo. Però non me la sento di non tenere, anche perché magari peschiamo una Shockland. Fatal push randomico. Cazzo, la pescavamo! Peccato. Facciamo per forza così. Aveva fatto bene a tirare. No, faceva comunque bene a tirare qua dal push, per carità. Totsis. L'ho detto io che era mainstream. Cosa buona che abbiamo un po' di minacce. Oh, questo è buono. Ma non ho fretta io in realtà.
scusate, ma lui ha fatto Tootsies? Cioè lui ha fatto Push e poi Tootsies, ma perché l'ha pescata Tootsies? Sì. Questo è un... Ok. No, no, non mi interessa di Screv, ragazzi. So che è fastidioso Screv lì, ma... No, preferisco fare così. Ho sbagliato a giocare la montagna, a giocare la Stomping. Ho fatto un errore. Allora, quando una fonte di un avversario... Sì, vabbè. Fa danno a un permanente che controlli... Ma che... Ma cos'è sta carta? Ma è orrenda. Ma cos'altro fa? Come fa a incubare? Trio del creature, ok. Ma io li ammazzo Screv quasi quasi, ragazzi. Bene. Si è fatto. Chi se ne fotte? Se il mago ha la botte, tra l'altro. Allora. Devo avere due vite in più, per l'errore di prima. Ok, riprende Skrull e lo rigioca. Oddio. Quindi ho insultato questo povero Giant Dead dicendogli che è mainstream, invece sta giocando un mazzo sicuramente più figo del nostro. Bah, fossi lui io... Oddio, forse Screv non lo fa andare avanti? Ok, amico. A sto punto si fa Vorinclex. Si mena pure. Non ha detta, c'è vero? 6, ok. Ma quindi la nostra Nissa, se Vorinclex sopravvive, fa già l'altimi. Però non mi serve. In realtà, io potrei fare addirittura un doppio blocco. Skrull Hive. Però lui così fa una brutta fine. Dieci. Qua, amico... È GG. Let's go. Magari Scape Shift non subito, ecco. Ok, ci muore il mistico. Siamo aperti di Bone Crush, non è comunque male, il turno dopo lo possiamo giocare. Scomodo il fatto che si cicli la sua carta, vabbè, non è un così grosso problema. Ok, lo giochiamo. Dopo abbiamo Kot. Il problema è che se lui è tutto angeli, vola. Un altro Gas Casket, va bene. A questo punto spingerei con Kot, ragazzi, anche perché poi il suo comunque meno 3 fa già 2 danni. Ne fa 3, scusate, perché andiamo giustamente a prendere la Mountain. Avrei anche potuto fare Bone Crush. Ci muore Crow, va bene. Ok. Vediamo la nostra Nissa se sopravvive.
In realtà Nissa lui dopo. Che dopo ci costano due in più, quindi Nissa la facciamo adesso. Let's go. Ok. Ok, ha smesso fortunatamente di tirarci dietro l'albero genealogico. Se questa avrei potuto tenerla. Picchiamo. Lui para, ok. Quindi dopo rianimerà il coso per pescare. Va benissimo per noi. E adesso nel suo turno abbiamo buon crusher up comunque. Il fatto che lui rianimerà il piccione giustamente. Un 3-2, ok. Guadagna la vita e pesca. Peccato per Kot, mi è dispiaciuto perderlo così perché avrebbe veramente impattato tanto. Abbiamo un problema, ragazzi. Abbiamo oggettivamente un problema. Soprattutto se continuiamo a pescare terre. Che alla base ci aiutavano, ma così. Allora, Vorinclex. Ragazzi, Vorinclex è la pescata degli dei. Non attacco con i 3-3 perché non voglio che guadagni le vite. Oh, oddio! Oddio, cosa hai fatto? Sì, cazzo! Iaculo! Boom! Boom, boom! Scusate. Minimo di contegno, signori. Dopo potrebbe fare una vratta, ma io giocherei comunque una Fable. Che cazzo? Ah, è vero, Vorinclex mi fa andare avanti. No. Che cazzo succede? Ho buggato il gioco. No. Oh, oh, Vorinclex. Keep. E di qua ci voleva il Gazer. Lui ha malligato. A sto punto si va grossi di sentinella. Ma sì. Bella sta pescata. Lui ha messo. Ah, ho messo via un po' di cose, ma non mi spiego mai perché. Va benissimo. Questa la mettiamo top. C'è il campo. Si attacca di sentinella. E si rimane aperti comunque di buon crusher. Ha messo via una carta. Doomscar potrebbe essere un control col bianco Boros. Potrebbe essere. Sì, probabilmente lo è a questo punto. Togliamo il fastidio. No, però se fosse stata Doomscar l'avrebbe già tirata, penso. 5.
mi piace lui. Fare Fable adesso per poi farli tirare due Doomscar ci sta, perché poi comunque noi abbiamo Bone Crusher per fare mappa. Era Doomscar. Ok, questa è un'ottima pescata. 1, 2, 3, Decline. Mi piace tutto quello che ho in mano. Bone Crusher. Molto buono. Ok, ottimo. Ci spacca Fable. Va, okay, va più che bene, ragazzi. Cioè non... Preferisco rimanere aperti di Bone Crusher, ragazzi. Voglio avere haste quando non se l'aspetta. Allora, Creature your control get +1/+0 and haste. At begin of your end step, exile any number of non-token artifact and or creature your control. Return those cards to the battlefield under their owner's control at the begin of your... Non ho capito. Alla fine... The owner control at the begin... Ah! Ok. La vigilance. Vediamo se l'attiva per farci pescare. Sembra giusto. Grazie. GG. Bing bong. E fai Shambling Ghast, io cosa ci posso fare del tuo Shambling Ghast? Mai vista questa carta? Bianco nero. Zombie di merda. Ok. Questo è un problema. Già. Ok. Se preferisco fare così, non attacchiamo. Haunted Witness, dai. È un bicho. Bichove non è un problema. Sì. Treasure per fare altra roba. Village Light, sì. Sì, prima che io mi addormenti. Oh! Sì, va bene. Ok, finito? Minchia, 40 minuti a vedere il niente. Attacchiamo.
Facciamo Warring Keck. Più 4. We will retake this land from Phyrexia. Coin. La domanda è: riuscirà il nostro amico a sopravvivere? Il nostro Kot? Midnight Rip. Ok, qua ci muoio, ragazzi. Ah, fine? Allora ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta! We fight for Meriden. Qua. Meriden fights for us. Meriden's fight for us. Ho tutti quelli che dicono fight for us nel deck. Perché mi... Sì, per forza così. Le sacrifichiamo tutte a bacello di cazzo, ragazzi. Guarda, intanto... Guarda che due ne ho in mano, eh. Uno, due, tre, quattro. Cinque. Praticamente fa il rumore di una supra quando... Quando triggera. Lui. Oh, là! GG. Keep. Ok. Troppo lunga da leggere. Quando mette segnalini fa un 1-1. Quello ce lo uccide. Stiamo comunque aperti, ragazzi, di Bone Crusher. E poi cerchiamo di fare Fable. Vediamo un po' lui cosa fa. Mi piace perdere tutte queste vite, considerando che lui sembra voglia controllare. Vabbè, altre rimozioni. Va bene. Che tira le spell così. Le rimozioni su Pirulini ci va anche bene. Perfetto. Andiamo a prenderci una terra e possiamo giocare Kot. So, è il modo migliore per gestire a sto punto la Shockland. Il modo migliore per non gestire le cose. Kot più 1. Ok. Lui ha gestito male le risorse, secondo me. Però vedremo. Apex Predator. Mazzo particolare. Non avrei fatto Bosiju così. Cioè, darmi una terra in quel modo. Boh. Vediamo. Lui ha 5 terre, comunque fa un muccone, non gli stiamo dietro. Ok, questo è ancora meglio per noi. Ok. Sì. Nissa, sì, forse devo giocare la montagna. Questa che mi dà entrambi i colori per l'eventuale Bone Crusher. E si picchia. Va bene. Top fa, ok. Io ho usato 3 torch, va bene.
Ok. Carina questa cosa. Carina. Ok. This land is my raging furnace. The land fights for us. The land fights for us. Next, no attack. Ok. Angerbeck non dobbiamo farlo morire in nessun modo. Mutavolt è noiosa. My turn. Ok. Andiamo a prenderci della benzina da tirargli. Lui lo può gonfiare l'Hungerback, per carità, ma infatti noi Hungerback sostanzialmente lo ciambolchiamo fino a che non abbiamo delle terre più piccole del suo Hungerback per parare. Il piano è quello. Il suo mazzo è indubbiamente interessante, devo dire. Dopo abbiamo l'ultimate di Nissa. Ragazzi, siamo fermi. Abbiamo l'ultimate di Nissa. Sì. Ok. Abbiamo vinto? Sì, abbiamo vinto, raga. Buona. Sì, abbiamo vinto. Facciamo l'ultimate di Nissa che va a prendere le dual. Tutte le dual montagna foresta che abbiamo. Ne bastano tre. GG. Questo sì. Vabbè, non stiamo a prenderle tutto, ovviamente. È inutile prendere le foreste. E GG. Sì, sì, sì. Ok. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto, tanto, tanto. Passate un buon inizio settimana e al prossimo deck.